Gigio, domani si gioca a Parigi la tua casa, la casa di oggi. Che effetto ti fa? È un bellissimo effetto, perché ho un rapporto speciale con Parigi, è la mia seconda casa, quindi sarà un bel effetto, sarà una grande emozione giocare a casa mia, quindi sarà una partita speciale, però domani c'è da dare il massimo, sarà una sfida stimolante perché è una bellissima sfida dopo una delusione come gli europei, però siamo pronti, inizia un nuovo ciclo, quindi c'è da lavorare, però vedo degli atteggiamenti giusti. Mi riallaccio alle tue parole, è uno stimolo quindi affrontare una grande nazionale come la Francia oppure avresti preferito magari una ripartenza un po' più soft? No, sarà una bellissima sfida per tutti, sarà una sfida bella, bella da giocare, viviamo per giocare queste partite, queste emozioni sono belle da vivere, quindi va bene così, va bene affrontare una squadra come la Francia, sicuramente c'è da battagliare domani, c'è da mettere in campo tutte le situazioni che poi abbiamo fatto in questi giorni. Ne cito alcuni, Dembélé, Colomouani, Zaïre-Emery e soprattutto un ex compagno, c'è Barcola e anche un ex compagno come Mbappé. Hai sentito qualcuno? Ti sei Sì, scambiato qualche messaggio? ho sentito qualcuno, poi ci siamo scambiati qualche battuta prima che io partissi per Coverciano. Loro sono forti, sono molto forti, però conoscendoli posso rubare qualcosina anche se sarà difficile, però ho dato anche alcuni consigli ai miei compagni di come affrontarli, però sono veramente imprevedibili e bisogna stare veramente attenti alle situazioni, a gestire bene la partita, non lasciargli campo perché poi conosciamo bene loro e sono tutti molto, molto veloci, molto rapidi, molto tecnici, quindi meno spazio gli lasci e meno ci sarà da correre all'indietro, quindi è importante gestire bene la partita. Facciamo un passo indietro, come sono andati questi giorni di raduno qui a Coverciano? Bene, bene, ho visto un gruppo molto, molto unito. Alcuni ragazzi nuovi che si sono integrati bene, c'è voglia di riprendere, c'è voglia di far bene, di far vedere che siamo una grande squadra, non siamo quelli dell'Europeo e quindi sono contento di essere tornato e sono contento di riprendere questo percorso.